Da 70 anni sogniamo con e per i giovani. E questo è lo slogan della 39esima edizione di Festa Insieme, annuale appuntamento della comunità salesiana che ha preso il via ieri 20 maggio presso l'Oratorio Salernitano. Una settimana di giochi, spettacoli, laboratori creativi, tornei sportivi, preghiera e riflessione per celebrare solennemente la festa di Maria Ausiliatrice e quest'anno anche i 70 anni della presenza dell'Opera Salesiana in città. Una festa che si rivolge ai giovani e alle famiglie del quartiere Carmine, che ospita la struttura oratoriana, con l'auspicio di coinvolgere anche tutta la città. Festeggiamo quest'anno i 70 anni dell'Opera Salesiana di Salerno e come ormai da vari decenni, a cavallo della festa di Maria Ausiliatrice viviamo questa settimana di festa, Feste Insieme, un modo importante affinché la comunità si ritrovi in un clima informale, in un clima di gioia, in un clima di festa. Ecco, è per noi un momento significativo perché ci permette di mettere in gioco le nostre energie, i nostri talenti, i nostri doni a servizio della comunità. Ecco, è importante creare famiglia nello spirito salesiano, nel modo di essere chiesa. Quest'anno abbiamo un programma più o meno solito, giusto qualche cosa particolare proprio per sottolineare questa necessità di stare e di festeggiare insieme, sia con i giovani, sia con le famiglie, sia con le persone un po' più adulte, anziane. E questa sera iniziamo con un quiz, oltre che una piccola presentazione. Di questa storia, no? Di ormai 70 anni della nostra opera. Poi saranno coinvolti vari gruppi, associazioni, la nostra scuola di danza domani farà il saggio, e giovedì e venerdì festeggeremo in modo particolare Maria Ausiliatrice, sabato e domenica, ecco, i nostri ragazzi prima saranno coinvolti in un concorso canoro e domenica insieme a tutta la comunità faremo la processione e le statue saranno portate proprio dai giovani del nostro oratorio. In più, di solito abbiamo questo elemento ludico-sportivo, ecco, abbiamo portato avanti già da alcune settimane due tornei, un torneo Enzo Raso, ecco, in memoria di un dirigente della nostra società sportiva, con squadre di medie e superiori, e poi quest'anno una novità, con il basket abbiamo fatto il torneo dei popoli, ecco, le comunità nazionali del nostro oratorio si sono radunate per fare un vero e proprio mondiale di basket. E per ultimo, ecco, nelle mattinate di questi giorni coinvolgeremo la scuola Media Tasso in alcune esperienze per presentargli un po' l'oratorio. È un modo di fare rete, di avere relazioni e contatto con le istituzioni del nostro territorio. Per noi questo è molto importante. La serata inaugurale che ha visto giocare insieme nel quiz Dottor Why, in serenità e allegria giovani, adulti e anziani, è stata occasione per un interessante momento di rivisitazione storica dei 70 anni dell'Opera Salesiana Salernitana, grazie alle parole del giornalista e scrittore Paolo Romano, autore della pubblicazione La Fabbrica dell'Allegria. Prezioso scrigno di ricordi per chi, proprio come lui, ha calcato i campi dell'oratorio e lì si è formato come buon cristiano e onesto cittadino, secondo il progetto di Don Bosco. E proprio la celebrazione dell'anniversario della presenza dei Salesiani in città rappresenta un punto di partenza per una nuova fase progettuale in chiave operativa ed educativa a servizio dei giovani e della città. Abbiamo sentito il bisogno di fermarci, soprattutto dopo la pandemia, e attivare un processo di lettura di questi 70 anni e ascoltare la gente del quartiere Carmine oggi, la gente di Salerno, per comprendere oggi, con i cambiamenti che sono veramente tanti e anche fondativi, come possiamo rispondere a questi appelli. Quindi una progettualità nuova che ci vede proiettati nel futuro. L'abbiamo sentita come esigenza e dico che non è facile, perché l'ascolto che poi deve maturare, guardare nel futuro, però io dico ci giochiamo l'efficacia della nostra presenza. Non basta, io dico sempre, l'efficiente. No, abbiamo fatto, abbiamo detto, ma a chi abbiamo raggiunto? Siamo entrati nel cuore dei giovani, delle famiglie oggi che sono tante famiglie in crisi. Ecco, questo
Questo è un po' il cammino che stiamo compiendo e con questa fine qui di Festa Insieme dovremmo attivare questo progetto che dovrebbe proiettarci un po' nel futuro.